Marta, la prima domanda te la faccio sul viaggio e sull'arrivo in Giappone, dato che è forse l'ostacolo più duro prima delle Olimpiadi. Sì, è stato un po' travagliato come per tutti quanti. Vabbè, viaggio abbastanza lungo, ma la cosa un po' più complicata e complessa è stata tutta la parte dei controlli. Abbiamo passato 6 ore in aeroporto facendo veramente, non lo so, 15 controlli uno dietro l'altro. È stato un po', cioè sfinite un po', però siamo contenti di essere qui, di essere arrivate. Oggi è il primo allenamento, un bel caldo, un grande umido, insomma anche il clima farà un po' la sua parte nei giochi. Sì, senz'altro. Ieri abbiamo fatto un po' di palestra, pesi e oggi abbiamo appunto toccato la sabbia di Tokyo e in realtà credo ci sia ancora più caldo la mattina o comunque verso l'ora diciamo di pranzo. A noi oggi ci è andata abbastanza bene allenandoci verso le 3:30, però sì, sicuramente queste condizioni climatiche condizioneranno molto. Ti chiedo due parole sul vostro approccio ai giochi, insomma, in che condizioni siete, che avversario sono le russe l'esordio del 25 luglio? Allora, innanzitutto siamo super entusiaste di essere qui, quindi il nostro obiettivo è quello di fare una buona Olimpiade, perché comunque è stata veramente dura arrivare fino a qua, è stato un processo di qualificazione molto intenso e molto faticoso e il girone chiaramente è tosto come tutti i gironi alle Olimpiadi, ma credo che questa sia l'Olimpiade forse più di più alto livello tra tutte quelle che ho fatto, quindi dovremo tirare fuori le unghie e gli artigli e niente, giocarcela e soprattutto divertirci.